attenti, oggi siamo in tre. Quindi ti sei bloccato subito perché avresti dovuto dire attenti a noi tre, a noi tre, a noi due. Però il format poi con una presenza femminile ti sei un po' imbarazzato, un po' sì, intanto perché dovresti essere galante e invece devi essere incidente. Non so che vuol dire l'uno e l'altro, però va bene così. I giochi di parole non lo premiano. Oggi abbiamo la presenza di Maria Innamorato, candidata a sindaco nel comune di Cisterna. Intanto benvenuta e ben arrivata. Grazie. Insomma, ieri abbiamo letto sulla sua pagina Facebook che qualcuno va dicendo in giro che lei si sta ritirando. L'hanno fatta sparire. Ma è una magia. Sì, c'è Silvana a Cisterna. Ahimè, ieri ho ricevuto un po' di telefonate e queste telefonate mi appunto allarmavano dicendo che io avevo ritirato la mia candidatura o comunque ero incandidabile. Insomma, ho ricevuto più di qualche telefonata, ho detto beh, allora a questo punto evidentemente. E perché incandidabile? Che argomento hanno utilizzato? Perché? Non lo so, girava questa voce, per cui a quel punto ho detto vabbè, saremo costretti a dire che effettivamente no, siamo in campo, anzi siamo in campo e siamo in campo per vincere. Anche perché mi avete scherzato quando avete fatto le liste? No, abbiamo presentato con molta fatica. Quante liste la sostengono? Tre liste. E quindi sono 70 circa 70. 70 persone che non è che giocavano a pallini in piazza. E non lo so, probabilmente i nostri avversari politici temono. Ma le maldicenze ci sono sempre. Ci temono. No, non è quello il problema, evidentemente li temono e quindi sanno che sicuramente il suo contributo su Cisterna potrà essere un valore aggiunto. Certo, Cisterna è una piazza difficile. È abbastanza difficile, sì. In effetti Cisterna ha una tradizione complicata e comunque molto di destra. Insomma, è difficile affermarci come civiche perché noi abbiamo interrotto un certo percorso e abbiamo intrapreso un percorso civico, per cui è difficile. Però avete usato la categoria destra, è un'offerta politica di sinistra la vostra? Beh, diciamo che noi comunque non rinneghiamo il passato, una parte di quel retaggio lo abbiamo ancora, fa parte del nostro patrimonio, però ovviamente abbiamo interrotto quel percorso e iniziato un altro percorso che è quello civico. Lei ha uno slogan: innamorati di Cisterna. È vero, no, però era facile con il suo cognome. Allora, vabbè, però vuol dire innamorati di Cisterna, bel gioco di parole, ha un doppio senso perché intanto innamorato, ma anche perché bisogna innamorarsi. Io avrei fatto innamorato di Cisterna, però allora questo anche io l'avevo scelto veramente. Però i ragazzi che ci sostengono e fanno parte del nostro gruppo hanno voluto dare una sorta di imperativo ai cittadini Cisterna: innamorati di Cisterna. Come per dire, fino adesso non l'hai fatto, ti sei disinteressato, oggi comincia un nuovo percorso, una nuova strada per Cisterna. Quindi se noi torniamo ad innamorarci di Cisterna, probabilmente torneremo ad amare le nostre tradizioni, i nostri luoghi, i nostri riferimenti importanti che sono fondamentali per noi cisternesi. E quali sono i riferimenti? Perché è difficile definire Cisterna. Molto, perché in realtà Cisterna è vero che la gran parte degli abitanti di Cisterna insomma provengono da diverse parti d'Italia, però è anche vero che esistono delle tradizioni che noi non dobbiamo dimenticare. Tradizioni legate appunto per esempio alla Corsa dell'Anello, ai nostri riferimenti storici come per esempio Palazzo Caetani, gli scavi Trestaberne, sono Ninfa. Nostri Ninfa, e noi addirittura noi nel nostro percorso turistico ipotizzato nel programma elettorale abbiamo proprio in animo di fare questo rispolverare questo percorso turistico che è appunto la congiunzione tra Palazzo Caetani, scavi Trestaberne e Ninfa, perché noi abbiamo anche due autobus elettrici acquistati con i ribassi d'asta dei Lavori Plus e li abbiamo fermi lì da 4 anni, quindi noi abbiamo intenzione di riattivare
questi bus elettrici proprio per completare questo circuito e dare anche un impulso. Però dovete anche, di vista dovresti anche dialogare con l'Interland, perché da soli un'offerta turistica è difficile. Sì, guardi. L'Interland che non è bellissimo, ma guardi in camera che è meglio. È la gelosia, è stato colpito da innamorato. C'è questa sorta di antagonismo tra il bello e il brutto, però non si sa chi è il bello e chi è il brutto. Anche il buono e il cattivo. Sì. Ci dice un altro paio di temi su cui si basa il suo programma. Prima facciamo una domanda, perché uscite da un'amministrazione in cui sono arrivati i carabinieri, cioè non è una cosa proprio, c'è un trauma nella comunità di Cisterna. Cisterna ha subito un durissimo colpo a dicembre dell'anno scorso, del 2017, perché proprio questo evento gravissimo ha segnato un po' anche la dignità, la reputazione di Cisterna in quanto città. E, ovviamente questa interruzione anticipata del mandato della ormai ex giunta della Penna ha provocato innanzitutto indignazione, però nello stesso tempo avremmo voluto anche diciamo una reazione più forte da parte della città, che o per diciamo pudore, non lo so, insomma, è rimasta abbastanza tiepida. Noi pensiamo che in questo momento è necessario fare una svolta radicale, cioè nella panorama politico così come si presenta oggi, con queste offerte politiche, sicuramente oggi più che mai è necessario, proprio in virtù di quello che è successo a dicembre del 2017. Quindi ovviamente interrompere questo circuito diciamo che è veramente dannoso per Cisterna, perché è un riperpetrarsi continuamente della medesima offerta politica sempre dalla stessa politica. Abbiamo ancora poco tempo, due altri argomenti importanti del tema del programma elettorale. Allora, il nostro punto principale del programma è quello della gestione dei rifiuti. Sulla gestione dei rifiuti noi abbiamo fatto veramente una battaglia durissima in questi 4 anni di opposizione, e abbiamo proposto, attraverso anche la collaborazione di comuni vicino al nostro che hanno adottato con molto successo una gestione in house dei rifiuti, e ci siamo opposti fortemente a quella delibera di indirizzo del 2015 della ex giunta della Penna, proprio in cui si chiedeva una esternalizzazione del servizio a un certo importo, cioè parliamo di importi importanti, grandi, perché oltre 50 milioni di euro. E allora a quel punto noi ci siamo opposti e abbiamo detto no, studiamo, approfondiamo il problema. L'abbiamo fatto insieme a comuni vicini al nostro, che lo stanno facendo già con successo, con il modello Aprilia, con l'osservatorio scientifico dei rifiuti. L'abbiamo approfondito, è possibile fare una gestione interna del comune, innanzitutto per garantire quel profilo di legalità e di trasparenza che è necessaria quando parliamo di rifiuti. È necessaria per garantire appunto l'allontanamento di eventuali diciamo ingerenze di ecomafie, e poi soprattutto per la trasparenza. Un altro tema veloce, a parte quello culturale, che abbiamo in animo appunto di fare quel circuito turistico, abbiamo deciso di fare diciamo un intervento sul sociale, coinvolgendo tutte le associazioni che si occupano di servizi sociosanitari. Nel terzo settore, perché abbiamo vicino a noi delle associazioni che operano in maniera molto importante, sono diciamo abbastanza incisive anche nella conduzione di diciamo servizi, nella realizzazione di servizi che sono in realtà carico del comune, ma che loro riescono a svolgere con molta efficienza. Quindi è con coinvolgimento, un coordinamento con tutte le associazioni sociosanitarie. Allora, si vota il 10 giugno. Dalla mattina alla sera. Fino alla sera. Chi devono votare? Ma ti innamorate, ovvio. Io avrei detto si devono innamorare, ma alla prossima volta. Grazie.